rendiamo conto, ma un pubblico che sente e dice: ah, senti la voce di Tizio, Caio, che schifo, senti cosa ha fatto, che roba orrenda. Poi in realtà quello non ha mai inciso niente, hanno preso e hanno banalmente clonato la voce, oltre poi appunto alla questione di copyright, perché noi comunque con la nostra voce ci lavoriamo, se noi malauguratamente perdiamo la voce per un motivo qualsiasi non lavoriamo più, quindi andrebbe tutelata anche questa. Disegno, quindi chi scrive la storia, chi ha il personaggio deve controllare che effettivamente le cose funzionino, comunque siano come erano state anche immaginate, scritte a monte, via. È stato difficile più che altro perché è stato il primissimo fumetto proprio, primo lavoro effettivo con casa editrice, dopo un inizio un po' sfortunato, ho avuto inizio carriera un po' così, diciamo. Martina, allora, intanto ecco, questa l'hai colorata te? Sì, tutto colorato da me, quello che ci fa Allora piacere. sei un mito, Martina. Adesso la stima, Grazie. io ti stimo come professionista, mi fai antipatia al lato umano, però no, scherzo, non è vero. Vabbè, reciproco almeno, quindi sono sicuro. No, come reciproco? Adesso sono una persona sensibile, poi ci credo Scherzando, davvero. dai. No, Ti ecco. introduci nella mia casa, con quelle luride mani ti permetti di toccare le mie figlie! E adesso cerchi persino di rubare le mie proprietà! Lei ha questa Dico bisogna che parla tutta un po' così, sembra un po' l'altro, no? Per cui, in più, non vedendo le scene, vedendo le onde e dovendo tirare alcune cose con le pause che hanno in mezzo, tipo tu nella mia casa, perché lei magari in inglese dice in my house,